15 dicembre 2020, un'emissione importante rappresentata da un folder che contiene entrambi i francobolli in tiratura di 300.000 pezzi ciascuno, per commemorare i 60 anni della morte di Adriano Olivetti e i 70 anni del lancio della produzione di Lettera 22, una macchina innovativa che sostituisce la MP1. Innovativa per design, per leggerezza dei martelletti, per prezzo, in quanto per sole 42.000 lire, poteva essere acquistata dalle famiglie italiane. Dal 50 al 63 viene prodotta in una tiratura di 2 milioni di esemplari e questo facilita anche l'utilizzo non solo nelle famiglie ma anche nel mondo della scuola. Molti studenti la utilizzeranno e ne ricorderanno la leggerezza e la compattezza. Lettera 22 è un prodotto di alto design che viene conservato e premiato nel 1959 nell'Illinois Institute of Technology per essere uno dei prodotti di design innovativo degli ultimi 100 anni e attualmente è conservata nel Museo MoMA di New York come una delle opere che resteranno nel mondo della tecnologia come ricordo. Questa macchina è stata amata e utilizzata da tanti scrittori e giornalisti come Enzo Biagi, come Indro Montanelli e come il Nobel per la letteratura tedesco Günter Grass, che ne hanno fatto una compagna di viaggio e di avventura. Oggi a Ivrea è possibile acquistare il francobollo, la cartolina, i folder e il bollettino illustrativo. Nella prima giornata l'annullo riveste anche un valore significativo e importante per chi nel mondo filatelico ama collezionare francobolli. Buongiorno. Oggi è un giorno particolarmente importante perché ricorrono i 70 anni dalla creazione di quel mito iconico che è stata la lettera 22 e 60 anni dalla prematura scomparsa di Adriano Olivetti. Sono due eventi molto legati, ovviamente, perché da una parte Adriano Olivetti ha saputo coniugare durante questo suo periodo di guida illuminata dell'azienda una capacità di visione e di concreta esecuzione di quello che lui aveva molto chiaro nella sua mente e lo ha saputo fare dominando due elementi fondamentali: la tecnologia necessaria a realizzare ciò che nella sua mente era chiaro e futuristico, ma chiaro, e quello che poi era come il design potesse partecipare alla creazione di quello che Adriano aveva in mente, realizzando non solo una pratica realizzazione del concetto del bello, ma anche di quello che era utile e funzionale. E con una caratteristica fondamentale, che poi Olivetti ha dimostrato continuamente in tutto il suo percorso, che è quello della cosiddetta human centricity, ossia l'uomo sempre costantemente al centro. Uomo che lavorava in Olivetti, uomo che utilizzava i prodotti di Olivetti, la comunità che attorno all'azienda Olivetti viveva e con Olivetti stessa evolveva anche nel suo modo di vivere, di esistere, di operare. Ora, la lettera 22 è stata per Olivetti non un semplice prodotto, è stato un vero e proprio percorso che Olivetti ha fatto in termini di evoluzione dalle sue prime macchine fino al modello che ancora oggi ricordiamo e commemoriamo con estremo interesse, visto il ruolo che ha svolto. Questo percorso di evoluzione che Olivetti ha applicato al modello di lettera 22, Olivetti lo sta continuando a compiere, lo sta
riprovando a inserire nuovamente tutti quei valori che Olivetti ha avuto nella sua storia, concretizzandoli, riattualizzandoli in un modo che possa nuovamente riportare Olivetti ad assumere un ruolo di eccellenza della tecnologia e del design che ha sempre avuto. In questo, valorizzando nuovamente quello che è il polo fondamentale della storia di Olivetti, che è Ivrea, che è ovviamente la città dove l'azienda è nata e dove ancora oggi trova modo ed opportunità di continuare a compiere il suo percorso attraverso, in particolare, due memorandum of understanding che sono stati siglati sia con l'amministrazione comunale che con Confindustria locale, affinché con un modello a rete, anche qui rivalorizzando quello che la comunità locale riesce ad esprimere, porti nuovamente l'azienda a condizioni di eccellenza. Questi due elementi li ritroviamo oggi nuovamente in una occasione in cui i francobolli che ricordano la lettera 22 e commemorano Adriano Olivetti riportano nuovamente a nuova spinta il percorso di Olivetti in questo nuovo ambito. L'emissione del francobollo celebrativo per i 60 anni della morte di Adriano Olivetti è un'occasione, direi, molto significativa per noi, per la Fondazione Adriano Olivetti, ma penso un po' per tutti quelli che vedono e hanno lavorato in questi ultimi anni per cercare di riportare al centro del sentimento culturale del paese, e non solo di questo paese, la figura di Adriano Olivetti. Ci sono molte ragioni perché credo che sia significativo che appunto in questa occasione, con occasione anche se vogliamo non particolarmente lieta, perché si celebra la scomparsa improvvisa di un uomo comunque che all'epoca aveva 59 anni, ci sono diversi elementi dal mio punto di vista significativi. Primo è l'attenzione che spesso è mancata anche da parte delle istituzioni pubbliche di questo paese nei confronti della legacy e della storia di Adriano Olivetti. I motivi per cui è mancata questa attenzione sono tanti, ma ritengo che, come dire, fondamentalmente la storia di Olivetti rappresentava all'epoca e rappresenta tutt'oggi un elemento, se vogliamo, eccentrico, contrario, potremmo dire quasi rivoluzionario rispetto alcuni, come dire, capisaldi dei modelli di sviluppo che abbiamo seguito negli ultimi anni. E non è un caso che proprio, come dire, questo forse è il secondo elemento significativo e di rilievo di questa emissione, non è caso che con questo francobollo arriva nel pieno di una crisi che da un lato ha portato in superficie, ha fatto emergere moltissimi dei limiti strutturali che costituiscono le nostre società, e allo stesso tempo, come è ormai opinione condivisa, rappresenta anche e al contrario un'enorme opportunità. E sicuramente, come dire, questa opportunità, se vogliamo, può essere incarnata, almeno da un punto di vista così metaforico, da alcuni degli elementi fondativi del pensiero olivettiano, della tecnologia a servizio dell'uomo, come dire, del mantenimento di un equilibrio ecosistemico tra impresa, territorio, un'attenzione diversa al mondo del lavoro. E questa attenzione, come dire, anche le istituzioni pubbliche hanno iniziato a dimostrare, che, come dicevo, è colpevolmente mancata forse nei decenni passati nei confronti di Adriano Olivetti, mi porta anche al terzo elemento, come vogliamo, se vogliamo dire, significativo, o perlomeno, come dire, di auspicio di questo francobollo, perché questa attenzione, per esempio, c'è stata anche da parte del Ministero degli Affari Esteri, che ha commissionato alla Fondazione Adriano Olivetti e al MAXXI, il Museo delle Arti del XX secolo di Roma, una mostra internazionale che è sostenuta anche da Olivetti e che da gennaio 2021 girerà per gli istituti culturali italiani all'estero, una mostra appunto che si chiama Universo Olivetti. E quindi anche l'emissione di questo francobollo, che si accompagna con quello per i 70 anni della lettera 22, mi auguro portino veramente, perché questo poi è lo scopo e la funzione dei francobolli, quella di trasportare delle idee scritte, di trasportare
come dire, dei messaggi, ecco, che questo francobollo simbolicamente porti anche questo grande messaggio di sostenibilità e anche di accoglienza in giro per il mondo, anche attraverso la mostra che appunto da gennaio del 2021 andrà in giro nell'Istituto Italiano di Cultura all'Estero. Quindi questo francobollo, questa mostra, questa nuova attenzione anche non solo da parte degli esperti o di chi come noi si occupa di divulgare e di promuovere questa storia e di trasformare anche questa storia da decenni, ma anche da parte delle istituzioni pubbliche, mi sembra un bellissimo segnale e un'ottima opportunità appunto per veramente per portare nel mondo e far viaggiare questa, questa storia e questa vicenda così straordinarie fuori anche da, dall'Italia. La prossima emissione da parte del Mise tramite le Poste Italiane di due francobolli celebrativi che vanno a ricordare i 70 anni dalla messa in produzione della lettera 22 macchina per scrivere Olivetti e i 60 anni dalla morte di Adriano Olivetti che avvenne il 27 febbraio 1960, non possono come sindaco di Ivrea che inorgoglirmi e inorgoglire tutti noi perché è un segno molto importante che Archivio Storico Olivetti e Fondazione Adriano Olivetti hanno voluto dare su quella che è la continuità di questo territorio, delle eccellenze, infatti questi francobolli si trovano all'interno di una particolare serie di eccellenze che vengono celebrate a seguito anche della nomina a patrimonio mondiale dell'UNESCO, fra quella che era l'azienda di una volta e quella che è l'azienda di oggi e che diventerà per il futuro con l'utilizzo di nuove tecnologie, di nuove eccellenze, va a inserirsi in un discorso molto più ampio che non diventa soltanto territoriale, ma ha delle ricadute ovviamente a livello nazionale e anche internazionale. E in questo contesto non potevano che cadere meglio queste celebrazioni con questi francobolli, uno dei quali verrà anche annullato, un annullo filatelico che avverrà presso le Poste Italiane qua di Ivrea. Quindi davvero grazie, credo che sia veramente un bel momento. La lettera 22 è la celebre macchina da scrivere, icona del design del Novecento, oltre che uno strumento che ha rivoluzionato il mondo della scrittura. E per noi quella importante caratteristica in più di essere stata prodotta all'interno del nostro comune, negli stabilimenti Olivetti del comune di Aglie. E il fatto che oggi gli si voglia rendere omaggio con l'emissione di ben due francobolli, uno sulla lettera 22 e uno su Adriano Olivetti, oltre al conio di una moneta avvenuto qualche mese fa, è ovviamente per noi motivo di grandissimo orgoglio. Con questo piccolo oggetto prodotto nel nostro piccolo paese da una grandissima azienda, in un ventennio è cambiata radicalmente la modalità di scrittura, ponendo le prime basi rispetto a, a quella che oggi è la mobilità, quello che ci consente di poterci muovere con un semplice oggetto in tasca che è uno smartphone che ci permette di fare tutto. Beh, a me piace pensare che le basi di quello che stiamo vivendo oggi siano nate proprio dalla lettera 22, che tra le sue peculiarità era la prima macchina da scrivere trasportabile e che quindi per questo vedo come antenata degli strumenti attuali. Quindi per noi un grande orgoglio per me, per l'amministrazione comunale e per la, tutta la comunità alladiese che rappresento, soprattutto per tutta quella generazione che all'interno degli stabilimenti Olivetti ha potuto far ruotare la sua vita. Nel 1945 l'industria di Camillo Olivetti fu tra i fondatori della Confindustria canavese, una Confindustria particolare perché fatta in un territorio di provincia qual è il canavese, ma una Confindustria forte che già dai tempi di Olivetti esprimeva molti concetti dell'industria italiana, un'industria che sarebbe poi stata esportata all'estero, e Olivetti ha portato il nome della manifattura e dell'industria italiana e il nome del canavese in tutto il mondo, in tutti i continenti. Ma l'Olivetti è sempre stata un'azienda molto presente sul territorio, in tutti i sensi, ha avuto una grandissima attenzione verso il welfare dei dipendenti, ha saputo crescere moltissimi fornitori, ha dato al tessuto imprenditoriale del canavese una verve, una volontà di essere internazionali, di migliorare la qualità dei propri prodotti e una voglia di conquistare nuovi mercati. Ivrea è diventata sito UNESCO, essendo intitolata a città industriale del XX secolo, grazie alla fabbrica di Olivetti, alle architetture
che Olivetti ha costruito lungo l'asse di Via Iervis nel territorio di Ivrea. Oggi Olivetti è una digital farm, un concetto nuovo di fabbrica, un concetto innovativo, un concetto che vive in questa bellissima storia di innovazione. E molte aziende stanno comprendendo quanto è importante la trasformazione digitale e quanto è importante aderire a questi concetti nuovi di digitalizzazione che sapranno sicuramente trasformare la manifattura per il XXI secolo. Buongiorno a tutti. Come presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti sono molto contento di essere qui in questa giornata. Ricordiamo l'emissione della moneta Lettera 22 all'inizio dell'anno e adesso l'emissione del francobollo per i 70 anni della Lettera 22 e il secondo francobollo per i 60 anni dalla scomparsa di Adriano Olivetti. Ricordiamo anche i due precedenti francobolli emessi negli anni scorsi, quindi nel 1986 era stato emesso quello relativo al lavoro italiano nel mondo e nel 2009 era stato emesso quello del centenario. Quindi questo percorso che abbiamo sintetizzato ormai da due anni in storia di innovazione è qualcosa che continua. Continua e dà valore, prosegue nel modo corretto, nel modo virtuoso, perché riconosciamo all'interno di essa un DNA Olivetti, che è una caratteristica molto forte, non c'è stata solo nelle persone del passato, c'è e tuttora nelle persone di oggi. Abbiamo tanti imprenditori che riconosciamo e che vengono riconosciuti per queste caratteristiche non soltanto in Italia ma anche in giro per il mondo. Come Archivio Storico Olivetti abbiamo il dovere di raccontare, di condividere in giro per il mondo e quindi non soltanto in Italia e non soltanto sul territorio, quella che è la nostra storia. Come lo facciamo? Lo facciamo quotidianamente per chi ci segue sui social media, veicolo di comunicazione immediato e fresco, ma l'abbiamo fatto anche prima di questa chiusura forzata degli ultimi mesi attraverso tanti eventi. La cosa importante è quella di non stancarsi, di dare vita e di rafforzare questo percorso. Faccio una citazione sul video istituzionale di Olivetti di oggi che è sintetizzato in Design Meets Technology. Se lo vedrete vi accorgerete che le parole che sono narrate all'interno del video sono state prese da un progetto di comunicazione che è esposto presso il museo all'interno della sede dell'Archivio Storico Olivetti. Quindi quando sarà possibile ritornare a Ivrea a trovarci, vi invito a fare questo confronto. Vedrete che quanto era stato prodotto e ideato 30 anni fa è tuttora valido ed è sempre proiettato in avanti, sempre proiettato verso il futuro. Sono certo che le stesse parole fra 10-20 anni saranno ancora valide.